Da un lato la rabbia, condensata tra le altre cose nel comunicato della tifoseria organizzata, diramato prima della gara con la Fiorentina. Dall'altro la rassegnazione, per una stagione che difficilmente la si poteva immaginare così. Sono i due stati d'animo che albergano nella tifoseria biancazzurra dopo la sconfitta beffa nella gara di recupero di due giorni fa, che ha punito oltre misura un Pescara che per una volta aveva giocato non solo con la giusta dose di umiltà, ma anche con una certa attenzione in fase difensiva. Tanto che a condannare il Delfino sono stati due gol di Teio, uno un autentico capolavoro, l'altro a dir poco rocambolesco. Neanche il tempo di digerire l'ennesima delusione che dopodomani all'Atletico Cornacchia arriverà un'altra big del campionato, la Lazio, con cui c'è una forte rivalità sportiva tra i tifosi, quegli stessi tifosi che con lo suddetto comunicato stampa hanno attaccato squadra e società sotto tutti i profili, hanno invitato la dirigenza a far giocare la squadra con la maglia gialla fino a fine stagione, visto che quella biancazzurra non è onorata, e che a fatica digeriranno un altro tonfo contro una delle principali rivali del campionato. Il difensore Biraghi fa spallucce e prova a guardare avanti. C'è di tutto, però noi siamo concentrati su qual è il nostro obiettivo, noi ci crediamo e noi andiamo avanti. Chi sta con noi viene con noi, chi non sta con noi, noi non possiamo pensare a quello che ci sta intorno. È normale che speriamo che i tifosi, anche se li capiamo, stiano dalla nostra parte, perché per noi è importante, soprattutto in casa. Però noi dobbiamo pensare, andiamo avanti per la nostra strada. Sul fronte formazione il tecnico Oddo spera di riavere Verre, che ha saltato la Fiorentina in extremis. Potrebbe tornare disponibile anche Coda, anche se la coppia Ghiomber-Stendardo ha dato buone garanzie. Ma soprattutto quella con la Lazio sarà la partita di Salle e Muntari. Il centrocampista ganese non è ancora al 100%, ma ha risolto tutti i problemi burocratici e potrà scendere in campo. Almeno il Delfino conterà su un rinforzo di gennaio. Il mercato di riparazione finora ha contribuito poco e, a proposito, Girardino va verso un altro forfait. Così in avanti ora le certezze sono Caprari e Baebek. La Lazio ha cancellato in settimana il tonfo casalingo col Chievo, con la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia. Nonostante i capricci di mercato, Keita dovrebbe far parte del tridente di Simone Inzaghi con l'ex Immobile e Felipe Anderson. Lulic dovrebbe scalare nel trio mediano con Biglia e Parolo, in difesa da valutare le condizioni di De Vrij.